Ma siamo senza. Ma siamo senza un microfono, niente. Ma siamo proprio senza Luigi, ma senza un microfono, niente. Stiamo a Bienetenne proprio. Siamo da movimento. Stiamo a Bienetenne proprio. Movimento, chi è l'organizzatore? Ma non lo so, ma senza un microfono, senza niente. Tanto fa male. No, non è distribuito. No. Vediamo le cose come vanno. Cioè. Ma scendo come vengo? Aspettiamo a pianura, eh? Come scendo? Come scendi? No, come scendo? Si blute. No, da là, come scendo da là? È da qua che dobbiamo partire. Giusto, hai ragione, Ogni problema è una. Siamo senza un. No, mi posso avvicinare da quel lato là. La misura di disabile, ma misura d'uomo. No, Mimmo, il problema c'è un microfono, no. E mi posso avvicinare io, andando dal lato da là. Teresa, mandami che siamo già in registrazione. Siamo già in registrazione. Gennaio, ti riprendo. Cioè, riprende sempre lui. Io riprendo lui. Eccomi. Sì, come? Non ti riesco a prendere. Chi vuole parlare? Che lo segno. Perdonate, signora, lei mi toglie la visibilità di Gennaro. Io sarò brevissimo. Non abbiamo nessun ordine del giorno. Cioè, l'unico ordine del giorno di questa riunione è stabilire, diciamo, un po' le sorti del Meetup Napoli da 10 anni a questa parte e anche di conseguenza del Movimento 5 Stelle Napoli. Quindi io posso soltanto dirvi questo, comunque sono stato ospite piuttosto che piuttosto di te, ai gazebo di via Scarlatti o a Secondigliano oppure al Lione Incis, a Pozzuoli, ovunque io sia andato, diciamo, mi hanno sempre trattato in modo, diciamo, ospitale. Quindi per me il movimento è questo, cioè, il gruppo è questo. Cioè, poi dopo, per l'amor di Dio, voglio dire, le problematiche e le criticità ci sono comunque dappertutto, però io ho deciso così di mettere una specie di pannello virtuale con un pulsante, cioè di resettare. Cioè, secondo me dobbiamo resettare queste criticità che ci sono, nessuno magari lo mette in dubbio, e poi dopo, cioè comunque la seconda fase è quella di ripartire su che cosa? Ovviamente, diciamo, su dei temi che già sono stati affrontati. Io vi posso dire che mi sto interessando in questo momento del tema della disabilità, perché un po', voglio dire, è abbastanza ampio, e sto facendo convergere parecchie persone, insomma, che sono interessate a questa domanda. Quindi alla fine l'intento di questa riunione è quello di, cioè, ricompattarsi tutto, cioè di togliere da mezzo discussioni che, insomma, non portano nessun valore aggiunto né al Meetup Napoli e né al Movimento 5 Stelle Napoli, e andare avanti. Cioè, questo è quello che vi volevo dire. Bravo! Carlo Alaia, vai. Allora, io, cari amici, io sono orgoglioso, fiero di appartenere a questo movimento e fiero che ci siano persone come voi, eccellenti, che hanno dedicato parte del loro tempo nella produzione di documenti, di altri atti che hanno arricchito il nostro bagaglio, i nostri programmi, che, diciamo, si evolvono in continuazione. Bisogna andare avanti su questo passo.
il tempo ci ha dato ragione e oggi abbiamo conseguito dei grossi successi elettorali, politici in Campania, partendo dalla Campania, dalla nostra città dove siamo prima forza politica cittadina. In Campania con il 17% contro il 2% di tanti e tanti anni fa. Dobbiamo andare avanti in questo modo, restare sempre uniti, essere fratelli, condividere tutte le impostazioni, tutti i programmi, tutti gli obiettivi che si devono discutere e portare avanti. Allora io direi, se siete d'accordo con me, per stasera elaboriamo e facciamo uscire un documento programmatico per quanto riguarda le prossime elezioni, e non solo per le prossime elezioni comunali, e non solo per le prossime elezioni, che faccia perno sui trasporti pubblici che non funzionano qui a Napoli, sui mercatini rionali, sulla raccolta differenziata, sulla disabilità. Questo ci deve caratterizzare. Ben inteso, già si è discusso di queste questioni, bisogna solo valorizzare le esperienze positive che hanno messo in campo altri amici attivisti con la loro bravura, con la loro passione, e arricchire il bagaglio delle nostre esperienze con questo nuovo atto che ci caratterizzi. Perché questo? Perché dobbiamo infiammare il gazebo, dobbiamo ogni settimana infiammare il gazebo con la lettura all'opinione pubblica di un documento che ci qualifichi per il nostro impegno cittadino e non solo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, generalmente io sono una persona positiva caratterialmente, però vorrei far notare a tutti quanti che non dobbiamo crogiolarci sugli allori, perché il 55% dei aventi diritti al voto non sono andati a votare e noi siamo il primo partito tra un 45% di votanti, quindi 1 su 10, rappresentiamo una persona su 10, pochissimi. Poi un'altra, quindi dobbiamo lavorare sui temi e non sui personalismi e sugli individualismi. Un'altra obiezione che faccio a tutti, diciamo, ma è una preghiera più che altro comune, che i vari tavoli di lavoro che abbiamo creato, dove ognuno di noi si è attivato alacremente per l'analisi delle varie problematiche, le quali sono state sviscerate e sono state studiate, però poi dopo questi tavoli non sono stati capaci di produrre un'azione politica che facesse vincere la bontà di quanto studiato e di quanto è stato analizzato nei tavoli programmatici di lavoro. Quindi questa è una pochezza del movimento, perché se noi non, in termini di politici, non riusciamo a mostrare alla cittadinanza, quando diceva anche Carlo, non siamo capaci di mostrare, pubblicizzare alla cittadinanza quanto di buono abbiamo fatto e la nostra visione alternativa alla risoluzione dei problemi attuali, noi abbiamo fallito. Quindi non ci siamo presi quel 55% potenziale, quindi dobbiamo fare anche un'assunzione di colpa. Molte volte devo dire che questa mancanza di capacità di introizzare questa azione politica è dovuta anche a ciò che diceva anche il buon Gennaro, cioè alle tante divisioni, ai tanti personalismi, ai tanti individualismi, alle tante anche alle vostre strumentalizzazioni che si fanno di alcuni argomenti da parte di alcuni, gli attacchi gratuiti che si fanno. Il mio è una preghiera all'unità, non il giornale, una preghiera all'unità di intenti, all'unità di una visione condivisa di una società diversa che vogliamo tutti. Grazie, mi taccio. Allora, io ho
una proposta da fare per, anche per ritornare a quelli che erano i nostri vecchi temi, le nostre vecchie battaglie, eccetera. C'è il bosco di Capo di Monte, che ultimamente è proprio sotto un po' tutte le istruzioni, eccetera. In questo senso leggo di Link che viene premiato per la sua recettività, perché è uno dei parchi più belli d'Italia, se non il più bello d'Italia. Questo fatto ci ha un poco messo in allarme, infatti abbiamo capito che il bosco di Capo di Monte praticamente è entrato in una nel progetto del PAC, che attraverso i fondi POIN, circa 10.700.000 euro di finanziamento pubblico, tende a ristrutturare e rifunzionalizzare gli edifici storici che sono all'interno del bosco. Ora il fatto è questo, che abbiamo notato che nel corso di questi ultimi periodi si stava tendendo a delocalizzare anche istituzioni che sono all'interno del bosco, come la Scuderia a Cavallo, l'Istituto Caselli, eccetera. Adesso ultimamente abbiamo scoperto addirittura che stanno facendo una costruzione ex novo, nell'ex fagianeria, tra il cellaio e la parte di Bellaria. Questo, la rifunzionalizzazione di questi edifici storici tende a farli diventare delle strutture ricettive per il turismo, quindi ristoranti, slow food, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo la sensazione come se si volesse privatizzare questo posto. Lega Colonnese, perché diciamo è una questione di prossimità, perché diciamo anche grazie al gruppo di studio dei beni culturali abbiamo presentato diversi atti per quanto riguarda proprio questo problema qua, per la Scuderia a Cavallo, per l'Istituto Caselli, eccetera. Questa settimana abbiamo depositato abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare per questo edificio, che poi abbiamo scoperto non essere completamente ex novo. Cioè, questo era un edificio che era preesistente, che è stato bombardato, e adesso con la scusa che lo stanno ricostruendo lì dove era presente un edificio, stanno facendo questo grande, una costruzione di ampia quadratura, che ne vogliono fare ristorante, eccetera, eccetera. E abbiamo depositato un'interrogazione in questo senso. Siccome le interrogazioni parlamentari non sempre vengono fatte in tempo veloce, cioè avremmo pensato di fare un'interpellanza urgente, in modo che il ministro interessato ci risponda. Il fatto è questo: volevamo organizzare una sorta di manifestazione anche venerdì prossimo. Ci sarà presente anche Lega, perché diciamo è una questione, cioè gli atti ci sono, quindi bisognerebbe solo sensibilizzare le persone su questo problema. E quindi vorremmo lanciare questo evento sul Meetup, Mimmo. E una pagina Facebook, quindi non lo so, io lo lancerò, proporrò, se siete interessati, facciamo una sorta di posso dire una cosa, però La mia richiesta è molto semplice: fatemi entrare un'altra volta nel Meetup dopo il fatto. No.
so che ho sbagliato, riconosco la mia colpa perché sul Meetup io ho utilizzato un linguaggio violento, stiamo parlando dell'anno ma scorso. Ma pure fisicamente, Max. Sì, quindi se non mi volete riammettere... Ma perché stai ancora fuori, Max? Accetto la vostra decisione. Non so sì, se pure c'è fisicamente, una... perché non si impone la propria, il proprio pensiero con la violenza, con le mani addosso. Vabbè, infatti, anche tutti possono sbagliare. Lo mettiamo a votazione, sta cosa, come vogliamo fare? Siamo per alzare di mano. C'è già una persona che si sottomette al giudizio di altri. Vediamo perché la persona ha sbagliato. Mette a votazione. Mettiamo a votazione. No, aspetta, uno, no, non si mette niente a votazione così. Allora, primo, non si sa che cosa è successo, perché se c'è un atto violento non c'è neanche in sera. Allora, violento cioè, che su- e allora che cos'è? Che è successo? Verbale, è violenza verbale. Ascoltiamo. Ascoltiamo, vedi, qui devi aprire un dibattito, non puoi votare. È capito. No, pensavo che era, non lo sapeva. È stato pure su Meetup, hanno scritto. Allora, aspetta, aspetta. Scusa, ma che stavi da chiesto? Cioè, ma la parlata di presentazione. Lei ci ha fatto un video dell'ultima riunione che è stata fatta a Città del Sole, in cui l'argomento, l'ordine del giorno era la rotazione degli organizzatori. Io a un certo punto della riunione, è evidente dentro al video, mi sono alzato e ho strappato il microfono da mano ai Ciro Fidente, il quale stava leggendo i nomi degli organizer che si volevano proporre. Questa mia reazione ha portato all'interruzione della riunione e successivamente sul Meetup ho utilizzato un linguaggio violento ed offensivo nei confronti di alcune persone, al che Paolo Cargiuri, che è un organizer, mi ha bannato perché ho trascritto le regole del Netico. Tu hai messo le mani addosso ad Alessandro Fedele e Gennaro Nocera. No, questo no, allora non ha messo. Non è vero. Eravamo dei Simoni, non è vero. Allora, la prima cosa, e chi è che ha fatto? Ita Giusto. No, lui. Allora, stavo vicino a lui e l'altra persona si chiama Paolo Cargiuri, no? Si sta vedendo la strada. Amore, no, Luigi. Allora, stavano riprendendo, si sono due galli, alla fine sono intervenuto, il colpo di testa l'ho preso io. No, ma io però non voglio testificarmi perché l'atteggiamento che ho avuto è un atteggiamento sbagliato. Anche se voi decidete di non riammettermi al Meetup, io accetterò questa decisione perché in ogni caso la violenza, qualunque forma essa viene, sia verbale che fisica, leggera o forte, va sempre condannata. Quindi se il mio esempio può essere di aiuto alla comunità per crescere, ben venga. Io semplicemente posso dire che ho riconosciuto i miei errori, che nel caso in cui mi riammettete alla comunità, qui io mi sento di fare parte, anche se in questo momento non faccio parte della comunità, non farò gli stessi errori di prima e cercherò di impegnarmi. Questo è il concetto. Dire una cosa, un pensiero. No, allora, io vorrei dire una cosa. Io penso che quello che ha fallito è proprio l'espressione, e mi permetto di dirlo perché vi ho servito. Ragazzi! In realtà è l'espressione di un clima. Io quando credo, quando c'è una violenza, c'è chi agisce la violenza, ma c'è anche chi la fa agire. No? Quando Francesca, piacerebbe andare là, un minuto, non posso parlare più, arrivederci. No, un minuto, dai, vai, parla. No, un minuto che ci sarà per Allora, senti, io mi riaggancio a quanto detto anche da lui. Cioè lui ha aperto questo Meetup dicendo: cerchiamo di superare i nostri attriti, cerchiamo di guardarci negli occhi e di superare le cose. Allora, io credo che questo episodio merita un momento di calma e non la hit parade, avanti tu. Dobbiamo riflettere se veramente nel cuore vogliamo tutti superare questi attriti su questo episodio, perché le cose accadono e diventano, diciamo, ci sta, come si suol dire, la goccia che fa traboccare il vaso. Probabilmente è stato l'episodio estremo di un clima che si è creato. Allora, se c'è una violenza, c'è chi agisce e c'è chi la fa agire. Quando un marito mette le corna alla moglie, no, il più delle volte il marito è cattivo, ma vuol dire che pure la moglie se l'è chiamato. Perché per me non esiste il buono e il cattivo, esistono le relazioni. Dipende. Che esistono le relazioni che non funzionano.
Allora, l'episodio di Massimiliano ha messo in evidenza che la relazione di gruppo non funzionava. Allora, se noi vogliamo ragionare sulla relazione di gruppo di tutti noi, cioè lui l'ha espressa, ma l'ha provocato, lui dice non lo farò più, ma se il clima rimane questo, non sarà Massimiliano, sarà Laura, sarò io, perché chiunque abbia un minimo di idea di come funziona una comunità, la comunità si passa, la comunità è un corpo, cioè Massimiliano è un braccio, io sono la pancia, tu sei la testa, cioè noi apparteniamo e siamo un corpo solo. Allora fermiamoci e ragioniamo su questa cosa. Non è Massimiliano che va reintegrato, siamo tutti noi che dobbiamo ricominciare a parlare, parlando guardandoci negli occhi, chiedendo scusa, abbassando la voce, perché non è importante quanti parlano. Cioè parlo tu, parlo io, lei diceva una cosa importantissima, se l'ha portata nel gruppo vuol dire che vuole sapere di tutto il gruppo, vuole guardare negli occhi Francesca, emozionarla e dire ok, domani disdico un appuntamento di lavoro, me ne vado prima perché sento che quello che lei ha detto a me mi ha toccato. Questo avviene solo in assemblea, non avviene né sulla pagina di Facebook né sul Meetup. Certo. Allora ricominciamo tutti quanti, fermiamoci, diamo tempo a questa situazione, perché in realtà questa situazione si aggancia sulla richiesta generosa e bellissima sua. Allora penso che in questo ci dovremmo fermare e tutti vedete. Bravo! Stesso nome di un altro Massimiliano Gambardello, siccome non c'è la foto, nessuno ha identificato le due persone, per cui sono creati dei castelli. Questa è la città mia, perché Massimiliano Gambardello l'abbiamo perdonato? Cioè, parliamo, fermiamoci, no? Parliamo di questo, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? C'è qualcun altro che sente dentro un po' di rabbia, che ce l'ha con Massimiliano, che ce l'ha con qualcuno? Cioè, buttate fuori le cose. Io credo che il discorso è proprio esattamente quello che ha fatto. Diciamoci, io ero presente verità a quella riunione. Ecco. Il clima non era per niente pacifico, tranquillo, civile. Stava già proprio, allora, cioè, col fucile puntato, pronti col dito sul grilletto. Ritornare un attimo indietro. Vabbè, ma ci stanno gli interventi. Vogliamo procedere, vediamo gli interventi. Andiamo avanti con gli interventi. Allora, Giuno. L'argomento, volevo dire qualcosa. Allora facciamo l'ultimo. Alla fine mettiamo questa. È vero, alla fine cercate. Io non so a che punto vengo, però volevo fare un intervento più relativo a questa cosa, Laura, e quindi magari ma viene Giuno, ma puoi parlare. Allora Giuno, se no create un Giuno, create un cortocircuito rispetto all'argomento che avete trattato. Io direi di rimanere su questo. Io posso fare, posso un attimo chiudete l'argomento, perché sennò si perde Stiamo uscendo fuori. Infatti, stiamo uscendo fuori dal seminario. Alla fine è vero pure io. Perché è una cosa strana, sì, diamoci un metodo. Vai, allora, tu, vedo che oggi c'è rappresentata tutta Napoli. Venerdì 10 alle ore 19 abbiamo un quartiere simbolo della città dal punto di vista della nostra terra dei fuochi del pianura. Pianura è anche il quartiere figlio scellerato di un'urbanizzazione nata negli anni 70 in maniera totalmente illegale, che poi il comune di Napoli successivamente ha legalizzato. La pianura è principalmente un'area in cui delle famiglie vivono il dramma tutti i giorni della lotta con malattie incurabili. Queste malattie incurabili derivano dall'inquinamento che è stato determinato all'interno di un'area precisa, individuata e comprata di sangue. Quindi adesso credo che tutti dovremmo partecipare il giorno 10 alla fiaccolata, innanzitutto in appoggio a Vincenzo Russo, che ha subito un atto intimidatorio a Budice e la Camorra. E poi anche perché credo che sia un appuntamento molto importante in cui il sindaco di Napoli, che è un omertoso, dovrà metterci la faccia, perché vi chiedo, se il sindaco di Napoli si presenterà a nostra insaputa al corteo, quale sarà il comportamento dei cittadini in rapporto a Luigi De Magistris
che se n'è fottuto da sempre della situazione di pianura, perché sa bene che pianura è ostaggio non solo della camorra, ma di altri poteri forti che sono i colletti bianchi, che sono le mafie che stanno nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca. Quindi spero che ci saremo bravo. Tutti a pianura. Io non è che vorrei parlare di ordini del giorno, però sul Meetup era stata lanciata una riunione che diceva ricominciamo a occuparci di temi e io mi sono inserita dicendo quello sostanzialmente che diceva un po' Francesca, cioè mi arrivano chiaramente a me, perché lo sappia Roberto, diverse sollecitazioni di persone che lamentano un clima non più, diciamo, pacifico, solidale, eccetera. Allora, secondo me noi siamo, ci dobbiamo occupare sicuramente di temi e tornare ai temi è una possibilità, un modo per superare dei contrasti interni, però noi siamo anche una comunità, cioè siamo anche un modo di affrontare quei temi e questo modo è stato messo molto in crisi. Allora io avevo chiesto, ne possiamo parlare nella riunione? Si è detto no, meglio farne due distinte in modo da non accavallarci perché sono due cose molto corpose. Ora, senza voler oscurare appunto i suggerimenti di temi che sono stati fatti e sono sacrosanti, io credo, avevo capito e vorrei, pregherei di parlarci un po' anche di come ci sentiamo e vorrei che tutte le persone che anche mi scrivono in privato si sentano nella serenità di poter dire delle cose, che non vuol dire venire qui a litigare, ma anche parlarsi, perché probabilmente quel clima di diffidenza e di violenza di cui ti diceva Francesca si è creato anche perché per essere operativi e produrre abbiamo smesso di fare assemblee in cui di fare assemblee in cui maturavamo un sentire e ci riconoscevamo. Allora questo che cosa implica? Che poi possiamo anche farle le cose, ma qual è la differenza tra una persona che si vuole mettere in mostra e una che sta sul bene comune? Cioè uno che veramente vuole fare, perché questo succede, che quando uno propone ormai in tutti c'è il retropensiero che lo fa perché vuole, si vuole candidare alla prossima tornata, perché così, al di là poi degli scontri personali. Noi usciamo da una campagna elettorale che è sempre una cosa molto difficile, perché chiaramente la campagna elettorale è competizione, cioè è il contrario di quello che noi volevamo creare. E poiché ormai ce ne sono ogni anno, da quando abbiamo cominciato a partecipare alle campagne elettorali, che dovevano essere un aspetto della comunità che siamo e di quello che vogliamo costruire, abbiamo perso un po' questo, appunto, questo modo di sentire e siamo rimasti soltanto sulla competizione. Secondo me, dopo ogni campagna, non ci siamo dati il tempo di fermarci, di riprenderci e di ragionare come Meetup. La differenza tra Meetup e movimento chiaramente non è, è una cosa complicata che ha a che fare molto con il sentire, no? Perché è chiaro che sostanzialmente è la stessa cosa, però fondamentalmente è anche due cose diverse, perché appunto forse il Meetup crea più la comunità, il movimento, più il prodotto, la competizione, eccetera. Allora voglio dire, se quando uno, noi abbiamo proposto una festa per i 10 anni del Meetup, come sapete tutti, lo so, chiedo qualche minuto in più perché vorrei riportare secondo me a quello che era il motivo del nostro incontro oggi. Abbiamo proposto una cosa e l'abbiamo fatta nella modalità di sempre, cioè eravamo tra amici in campagna elettorale, stanchi, abbiamo detto ci dobbiamo buttare su un prato, dove possiamo andare? Qualcuno ha fatto qualche telefonata pensando di fare una cosa buona, perché tieni c'era il cronometro poco... che non sento. Sperando di fare una cosa buona perché c'era poco tempo, abbiamo proposto una cosa che era già un minimo avviata, cioè abbiamo fatto le telefonate in assessorato, abbiamo scoperto che patti per fare la musica non ne fanno. Una sera in cui ne parlavamo c'era Ciro Totaro, che era il periodo della campagna elettorale, ha detto no, ma informatevi bene, io so che a Scampia c'è, Scampia ci piaceva concettualmente, un parco liberato, cioè, e l'abbiamo proposto. Questa cosa, proprio perché manca quel sentimento, quel sentire comune, quel riconoscersi, di cui diceva anche Francesca, è stata sentita come non partecipata. E io mi scuso, diciamo, di non aver avuto la sensibilità di capire che forse qualche passaggio precedente andava fatto. Ma allo stesso tempo rilevo che se, diciamo, delle persone tutto sommato conosciute da 10 anni vengono sentite come altro, come strane, come persone che vogliono imporre una cosa, evidentemente un problema c'è. Allora io pregherei, a costo di fare la riunione un bellico come mi ha scottito Gabriello, che pure c'è il rischio, no, di fare l'analisi di gruppo, non vorremmo arrivare a questo, però pregherei chi sente di poter dire qualcosa, di avere la serenità di poterlo dire, magari anche di chiarire, di far uscire delle cose, perché è vero quello che dice Gianna, cioè noi possiamo
prendere l'impegno di superare, ma se dentro non c'è la chiarezza, poi non superiamo niente, che ce lo siamo detto un sacco di volte e andiamo avanti. Allora ecco, vorrei che le persone che hanno dentro qualcosa trovassero la serenità. Sono d'accordo. Tanto De Maria. A venerdì 10 la mattina c'è l'evento alla discarica via del Porto. Ciao a tutti, sono Nando. Non sono abituato a parlare alle assemblee, però volevo sollevare dei problemi che io ho rilevato rispetto alla campagna elettorale. Non me ne voglia male, Marinuscarà, ma la devo subito chiamare in causa. Perché? Perché secondo me è sbagliato il fatto di essere candidato, di appoggiare un ferrillo e poi dopo al limite chiedere pure scusa, però non nello stesso modo come è stato appoggiato. Questo che cosa fa? Allora, non mi ha fatto piacere che Maria Muscarà abbia appoggiato Ferrillo e poi dopo abbia chiesto solo delle scuse che però non sono passate come l'appoggio a Ferrillo, ma sono passate un pochettino così sottilissimo, che le sono venute a sapere per terze persone. Che cosa è successo? Questo ha scatenato dei meccanismi all'interno del movimento. È diventata una forte competizione. Se prima era competizione, poi è diventata una forte competizione. Personalmente avrei preferito che tu avessi lasciato questa tornata elettorale. Poi dopo mi dici tutte le parolacce che puoi. No, vabbè, è buono portare... perché così può spiegare. Te lo devo dire in faccia, Maria. Allora, questa ha scatenato una forza competizione. Facendo che cosa? Eclissando le persone che si sono comportate come doveva essere il movimento, cioè senza spavubblicità, senza mettere affissi i manifesti, per esempio le foto con i manifesti vietate all'affissione, che poi a sua volta è vietata affiggere su un manifesto abusivo un altro manifesto abusivo. Allora avrei invitato a farlo nella mia zona, perché là dopo due volte che vai a affiggere un manifesto abusivo, ma rimuscarà, pensi che là avrai dei problemi, te lo dico, perché là avrai dei problemi grossi. Allora questa è solo propaganda politica. E a me veramente, guarda, non mi è piaciuto tanto, perché hai clissato delle persone. Posso rispondere subito? Perché no, infatti, Allora, per quello che riguarda... No, è inutile che fai lo spiritoso adesso, dopo, poi ridi anche. Allora, per quello che riguarda Ferrillo, io ho accompagnato Ferrillo nella sua lotta alla Terra dei Fuochi durante le manifestazioni. La manifestazione che mi ha vista vicino a Ferrillo, in quella manifestazione erano presenti come partecipanti e come organizzatori molte persone, ma io non faccio nomi, che erano anch'essi candidati. Il fatto che io mi sia sbagliata su Ferrillo e che abbia lottato con gli amici, mi sia fatta nemici tra gli amici per difendere Ferrillo, e perché fino alla fine io ho immaginato che questa persona fosse una persona degna e fosse una persona apprezzabile, perché la sua lotta andava al di sopra di tutti. Mi sono accorta dello sbaglio e ho fatto un passo indietro. Non devo andare a telefonare casa a casa per dire: guarda, come ti chiami? Fernando? Fernando, mi sono sbagliata, non devo dare conto a te. Ho fatto un errore e ho fatto un passo indietro. Hai sbagliato ancora una volta, perché il fatto del manifesto abusivo, io non ho attaccato, avevo uno solo di quelle strisce che mi era stata data. C'ero anche io, la mantenevo insieme. Appoggiato. Io mettevo questa striscia appoggiata sul manifesto abusivo, la ripiegavo, me la mettevo in borsa e me ne andavo. Punto. Verrà che propaganda elettorale. Ma come propaganda elettorale? Ma che significa? Ma che stai dicendo? È una mia opinione. Non è un attacco personale, è una mia opinione. Questi sono assi personali che non ti interessano. Cioè, io mi sono fatta una fotografia che ho messo sulla mia pagina Facebook, nella quale ho messo una striscia. Cioè, ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Ma scusa, ma non mi potevi chiamare così? Guarda, allora non c'è stato il tempo materiale, io ho scritto su Meetup e tu hai detto: non hai visto il nome, però mai fatto la fotografia. Allora, appena ho avuto l'opportunità di dirtelo, però è tutto chiaro. Ma voglio arrivare pure in privato, però un attimo, attenzione.
ragazzi, calma. Vabbè, senti, la risposta te l'ho data. Per quanto riguarda però l'aver intercettato dei voti, penso che questo è chiaro rispetto ad altre persone, perché chiaramente quella persona uscita fuori è chi ha preso le regole. Ma chi è la finale?